Il Colosseo, il cui nome ufficiale è Anfiteatro Flavio, è il monumento più noto dell'antica Roma e ancora oggi è il simbolo della città eterna, una delle infrastrutture più imponenti dell'antichità. La sua costruzione fu iniziata dall'imperatore Vespasiano, nel 75 d.C. circa, e il monumento venne inaugurato solennemente nell'80, dal figlio e successore Tito. Per l'occasione, il poeta latino Marziale scrisse il Liber de Spectaculis, una raccolta di epigrammi dedicati ai giochi indetti per l'inaugurazione, in cui l'anfiteatro veniva celebrato come opera di architettura superiore ad ogni altra del mondo antico. Che la barbara Menfi taccia la magnificenza delle piramidi, e l'Assiria Babilonia non si vanti più del suo splendore, ogni monumento cede di fronte all'anfiteatro di Cesare, esso solo eternerà la fama di Roma. L'anfiteatro Flavio verrà detto Colosseo nel Medioevo, probabilmente per le sue imponenti dimensioni, o forse per una grande statua di Nerone posta nelle vicinanze e oggi perduta. Era un'arena destinata ai ludi gladiatori e ad alcune forme di spettacolo circense, tra cui le venaziones, ovvero la caccia e l'uccisione di animali feroci da parte dei gladiatori, e le naumachie, simulazioni di battaglie navali. Queste esibizioni erano molto popolari a Roma e venivano praticate soprattutto in epoca imperiale, attirando un pubblico numeroso. La struttura del Colosseo era alta 57 metri e vi erano 4 ordini architettonici, mentre i materiali usati per costruirlo furono il travertino e il tufo. L'arena poteva ospitare 45.000 spettatori, e l'afflusso del pubblico avveniva tramite un sistema di corridoi e scale. Ad una delle estremità vi erano 2 palchi speciali, uno dei quali riservato all'imperatore e alla sua famiglia, e il principe faceva il suo ingresso nell'anfiteatro attraverso un passaggio sotterraneo, che comunicava direttamente col palatino. Il Colosseo era lo spazio destinato alle celebrazioni più fastose, e dopo i giochi inaugurali, che durarono diversi giorni e in cui furono uccisi 5.000 animali, occorre ricordare quelli indetti dall'imperatore Filippo nel 248 d.C., per festeggiare i 1000 anni dalla fondazione di Roma. Con l'affermarsi del cristianesimo gli spettacoli persero via via importanza, finché l'imperatore Onorio nel V secolo vietò i ludi gladiatori con un decreto. Dopo il VI secolo l'anfiteatro non venne più usato per i giochi, e una serie di violenti terremoti provocarono gravi danni alla struttura, come quelli del 442 e del 508, che costrinsero a imponenti lavori di restauro. Il sisma dell'851 fu particolarmente distruttivo e fece crollare 2 ordini di arcate, dopodiché il monumento assunse l'aspetto che ha ancora oggi. Nel Medioevo le rovine del Colosseo vennero sistematicamente depredate di massi e vari materiali, che servirono ad abbellire altri edifici romani, come Palazzo Barberini e Palazzo Farnese. L'opera di spoliazione proseguì fino al 700, poi nell'800 diversi papi iniziarono lavori di restauro, finché Pio IX fece erigere alcuni muri di rinforzo che ridiedero stabilità alla struttura ormai pericolante. Oggi il Colosseo è considerato una delle meraviglie del mondo moderno, incluso dall'UNESCO nella lista dei patrimoni culturali da preservare. È uno dei siti archeologici più visitati al mondo e un'importante meta turistica in Italia, inoltre è il simbolo per eccellenza delle antichità romane, associato ovunque all'immagine della città eterna. La sua effigie è posta sul rovescio della moneta da 5 centesimi di euro, coniata in Italia.